Warren Buffett ha deciso di andare all in sul Giappone. Per capirne il motivo dobbiamo tornare indietro all'epoca dei samurai, quando la dinastia Shogun Tokugawa decide di chiudere il paese per 200 anni. Nell'800 i nuovi leader, impauriti dall'avanzare della colonizzazione occidentale, decidono di riaprire il paese, ammodernarlo e industrializzarlo. Dalle famiglie più influenti nascono le prime zaibatsu, società mercantili con immense disponibilità finanziarie. Le zaibatsu muoiono con la seconda guerra mondiale e l'invasione statunitense, ma rinascono subito dopo come keiretsu, ovvero conglomerati ancora più grandi con una banca in cima alla piramide a gestire tutte le attività del gruppo. Pensate a Mitsubishi, banca, elettronica, automotive, difesa, telecomunicazioni e infrastrutture. Così strutturato il Giappone negli anni 90 sembra poter superare l'economia americana. Poi il collasso. Oggi le keiretsu sembrano poter risorgere. Yen debole, stimoli della banca centrale, risultati in crescita e nuovi investimenti esteri. Come sempre, avrà ragione Warren Buffett?